pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Di canzoni dedicate in qualche modo a radio, particolari o generiche, al mezzo specifico o a una emittente ce ne sono, ma sono poche a lasciare davvero il segno. Se di recente abbiamo ricordato Radio Freccia di Ligabue o in passato l'indimenticabile Radio Gaga dei Queen, oggi è la volta di Radio Baccano, una hit del 1993 firmata da Gianna Nannini, l'artista femminile più rock che l'Italia musicale abbia avuto e abbia tuttora, che però aveva anche la collaborazione di Jovanotti. Radio Baccano è il primo singolo estratto dall'album della Nannini Per forza e per amore e ha partecipato al Festival Bar del 1993 diventando un tormentone di quell'estate. Fin dalla prima strofa non mancano riferimenti o citazioni più o meno espliciti. Quel "hai ragione in prigione" ricorda ad esempio, anche se non è chiaro quanto volutamente, una canzone molto datata di Edoardo Bennato che faceva parte dell'album dedicato alla storia di Peter Pan. Si parla poi di piccole donne, così come di bambini che crescono, ma soprattutto di caos, confusione, che è confusione sociale, è guerra, sia sociale che in senso più ampio, nel mondo, guerra di religione e tra religioni, ma si parla anche di confusione politica. In tutto questo, la musica rispecchia il rumore della società, questi suoni così distorti, e nello stesso tempo sembra salvare da tutto questo. Non era la prima volta, quando è uscita la canzone, che la Nannini duettava con altre artisti, sia uomini che donne. Ad esempio aveva registrato con Bennato Un'estate italiana, canzone ufficiale dei mondiali di calcio d'Italia 90. Poi toccherà anche ad altri cantanti, come ad esempio Bocelli, oppure come la Pausini. La Nannini, senese doc, che aveva conosciuto il grande successo negli anni 80, ha saputo comunque evolversi e restare sulla cresta dell'onda anche negli anni 90, come in questo caso, così come negli anni 2000. Non dimentichiamo infatti l'enorme successo di Grazie, un album record da 400.000 copie vendute che riporta la cantautrice al primo posto in classifica grazie alla colonna sonora di Manuale d'Amore 2 con Sei nell'anima nel 2006. Ma appunto la popolarità non è calata neppure dopo la gravidanza della Nannini e con album come Italia o History. 19 gli album in carriera dal 1976, 5 le raccolte, 3 i dischi dal vivo, numerosissimi i tour e non mancano neppure i film per un'artista formatasi al conservatorio ma cresciuta con il rock nelle vene.